i tarocchi d'arte. Molte persone non cercano di interpretare i tarocchi, però amano collezionare i mazzi esclusivamente per il loro valore estetico. Colgo l'occasione per ripetere che i tarocchi, comunque la si pensi sul loro uso, sono solitamente dei begli oggetti, piacevoli da guardare e da maneggiare. Se siete amanti dell'arte o siete cartomanti che trovano particolare ispirazione nell'arte, provate a scegliere uno di questi mazzi. Tarocchi Art Nouveau. Le immagini delle carte sono ispirate all'Art Nouveau, si chiama Liberty in Italia, del tardo XIX secolo, in un'atmosfera floreale e in un tripudio di linee eleganti e vaporose. Tarocchi di Bosch. Lo stile inconfondibile del pittore fiammingo Bosch è la fonte di ispirazione di questo mazzo, che rappresenta scene di vita quotidiana, tutte naturalmente con un forte significato simbolico. Numerosi altri sono i mazzi disegnati riprendendo le formule stilistiche di grandi pittori come Dürer, Botticelli, Leonardo, Bruegel, Klimt, per fare qualche nome. Ricordate che molti mazzi storici hanno un indubbio valore estetico, tanto da far parlare di piccole opere d'arte. Così è per le carte italiane d'epoca rinascimentale, come per già i citati tarocchi di Marsiglia o i tarocchi di Thoth, disegnati da Frieda Harris per conto di Alistair Crowley. Esistono inoltre tarocchi dipinti da artisti famosissimi come Salvador Dalì e Renato Gottuso, da grandi illustratori come Ferenc Pinter e Sergio Toppi. Alcuni mazzi sono stampati in poche copie numerate, altri sono riprodotti su tele di grandi dimensioni. Recentemente la scultrice francese Niki de Senfal ha costruito un giardino dei tarocchi nei pressi di Capalbio, Grosseto, con statue gigantesche e coloratissime, mentre Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, e Marisa Zattini hanno curato una mostra di tarocchi di artisti contemporanei nel Museo Archeologico di Sarsina. Oggi si trovano in commercio centinaia di mazzi realizzati da illustratori ed esoteristi che si sono ispirati ai temi più diversi, alle fate, alle streghe, alle erme magiche, alle filosofie orientali, al misticismo medievale e alle tradizioni mitologiche di ogni parte del mondo, addirittura allo sport e al folklore. A volte i mazzi riprendono l'impostazione più classica, ma in molti casi hanno caratteristiche di originalità. Attraverso i tarocchi si possono percorrere antiche tradizioni storico-culturali come quelle dei popoli celtici, delle genti vichinghe, delle tribù degli indiani d'America. Si possono incontrare grandi opere della letteratura come nei mazzi intitolati a Dante e alle Mille e una Notte, per non parlare dei temi più variopinti, anche se prevedibili, astrologia, angeli, gatti, Venezia e tanto altro. Ci sono anche sorprese davvero inaspettate come i tarocchi di Dario. Come scegliere il primo mazzo? Puntare su un classico. Infatti, per chi parte dai primi elementi, un mazzo classico come Rider White è probabilmente la scelta migliore. Maneggiare un classico permette di imparare più facilmente e di prepararsi bene alla lettura di carte più complesse. Come avviene per qualsiasi disciplina, anche nei tarocchi si devono assimilare i rudimenti per passare quindi a concetti più difficili senza ricavare confusione o peggio frustrazione. In effetti non è così facile cogliere i significati essenziali in alcuni mazzi pur molto belli, ma indubbiamente più astratti e complicati. Si è scritto molto sul mazzo Rider White, avete quindi la possibilità di leggere e confrontare numerose opinioni, una cosa molto utile nel momento in cui si comincia ad approfondire la conoscenza dei tarocchi. I disegni originali del mazzo, opera di Pamela Colman-Smith, hanno ottenuto nel tempo un enorme successo, tanto che nel corso degli anni si è ritenuto di trarne vantaggio, mettendo a punto molte varianti, disponibili anche in più lingue. In alcuni casi ci si è limitati a modificare il formato, ci sono versioni pocket e versioni giganti, in altri si è scelto di esaltare l'aspetto e la presentazione delle carte, per esempio aggiungendo bordi dorati e racchiudendole in confezioni lussuose.
Quando scegliete un mazzo, date la preferenza ai colori che i vostri occhi amano di più. Inoltre, non sottovalutate mai l'importanza delle dimensioni. Bisogna che il mazzo stia bene nelle vostre mani. Se avete mani piccole, un mazzo gigante potrebbe essere scomodissimo. Se avete mani grandi, un mazzo piccolo potrebbe mettervi altrettanto in difficoltà. Decidete per il formato più adatto, per il momento senza preoccuparvi troppo di come farete e mischierete le carte. Tuttavia, il punto essenziale consiste sempre nel trovare un mazzo che riesca a catturarvi il cuore. È possibile che un principiante sia talmente attratto da un mazzo insolito da subire la tentazione di rinunciare a un mazzo classico, nonostante gli venga spiegato che un classico è sempre la migliore scelta per chi deve imparare. La soluzione è facilissima: acquistare due mazzi. Uno sarà per apprendere, l'altro per il puro piacere d'averlo e di guardarlo. Ciao, alla prossima!